Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Con le riprese del nostro operatore Dimitri Butini siamo tornati in Consiglio regionale. Il Consiglio si è da poco concluso ed ha dibattuto tutta una serie di argomenti. Per voi abbiamo scelto oggi due elementi in particolare, che sono le quote rosa, dunque una discussione molto accesa che ha impegnato sia la maggioranza che l'opposizione consigliare, e poi il bilancio del Consiglio regionale, dunque un bilancio in materia economico-finanziaria che evidentemente interessa anche in questo caso i cittadini. Andiamo a sentire. Ci siamo astenuti sulla proposta di modifica della legge perché per un semplice motivo, che continuo ad essere convinto che non servano le quote per garantire rappresentanza femminile, ma servono persone preparate e capaci. Fino ad oggi non c'era evidentemente una legge che imponeva una parità di genere. Fratelli d'Italia ha fatto 4 nomine in questa legislatura, 2 sono uomini e 2 sono donne. Non le abbiamo scelte per quote, ma abbiamo scelto le persone più capaci, e quando scegli le persone più capaci, casualmente viene fuori che le persone capaci sono sia uomini che donne. Qualcuno continua a pensare che per far sì che le donne partecipino alla vita politica servano le quote. Fatemelo dire, da rappresentante dell'unico partito in Italia che è guidato da una donna, mi sento di dire che evidentemente se uno è capace riesce ad affermarsi al di là dell'essere uomo o donna. Si tratta di una manovra di quasi 35 milioni che ha le cifre più importanti nel collocare appunto risorse per far fronte alle quote di partecipazione alle fondazioni culturali, fondazioni che comunque danno lavoro a tante persone e producono cultura anche in questo momento di difficoltà. 10 milioni per quanto riguarda la sanità, 5 dei quali sono destinati alla costruzione di circa 300 posti di cure intermedie nella città di Prato. Credo che questi 10 milioni vanno visti comunque in un quadro complessivo che veda la Regione molto impegnata ad attuare quel programma di contrasto alla pandemia attraverso il rafforzamento delle USCA, la creazione di circa 1.500 posti di cure intermedie, il reperimento di hotel Covid, quindi i cosiddetti alberghi sanitari, assunzioni di personale. E quindi anche questa variazione di bilancio dà un contributo in quel senso. E poi, come non sottolineare, le risorse che vengono destinate per quanto riguarda il diritto allo studio, sia universitario sia per la realizzazione di postazioni per la didattica, che purtroppo nella scuola ancora deve continuare a distanza. E poi oltre 1 milione di euro per il sostegno alle imprese, che si aggiunge però ai 140 milioni che sono stati messi a bando e dei quali abbiamo i risultati proprio in questi giorni, che sono stati presentati dall'assessore Marras, e circa 4 milioni che sono invece destinati a dare un ristoro a quelle categorie, a quei soggetti che fino ad oggi non sono stati considerati da parte dei decreti ministeriali che si sono succeduti. Quindi ci sono 3 milioni che saranno destinati attraverso bandi dalla Giunta o per scorrimento di graduatorie, e circa 800.000 euro che sono quelli destinati ai lavoratori degli spettacoli all'aperto, e attraverso un emendamento il gruppo del PD ha inserito anche le scuole di danza. E noi abbiamo collegato a questa variazione di bilancio un ordine del giorno, ritengo importante, da una parte impegnando la Giunta a sollecitare al Governo, cioè di tenere in considerazione anche tutti quei settori che fino ad oggi non sono stati oggetto di ristoro. Ne abbiamo citati alcuni, che sono gli ambulanti, che sono i lavoratori delle mense
che sono altri soggetti, appunto, che non, come le scuole di danza, come gli operatori culturali dello spettacolo all'aperto. Quindi una azione forte della Regione per sollecitare il Governo nei prossimi DPCM a prendere in considerazione anche queste categorie. Ma dall'altro, con i 3,8 milioni sono stati anche immediatamente considerati, e quindi la Regione in un certo senso va a supplire quello che ancora non è venuto da parte dello Stato. Quindi una variazione importante da una parte fisiologica, perché è l'ultima dell'anno, che va, vuol dire, a riallocare le risorse nei punti dove sono necessari, togliendoli laddove sono meno necessari. Spendo poi una parola per i 100.000 euro del bilancio di previsione del Consiglio di regionale per una scuola di formazione politica. Sono briciole, certo, però fa impressione di come in questo momento si riesca a pensare di poter spendere dei soldi soltanto in quel modo, con tutte le mille esigenze che ci sono. Oggi c'erano degli ambulanti che protestavano perché sono veramente con l'acqua alla gola, con le spese, non ce la fanno arrivare in fondo al mese. E infine il metodo. Si era detto e aveva detto all'inizio Eugenio Gianni che avrebbe voluto condividere con noi le scelte, le decisioni, per quanto, e collaborare con noi per quanto riguardava le decisioni da prendersi. Ebbene, ci siamo trovati a assistere a quello che era un bilancio di previsione, una variazione già fatta, preconfezionata, per la quale non abbiamo neanche presentato emendamenti, perché sarebbe stato chiaro che non sarebbero stati accolti. E quindi niente, non potevamo che votare contro per diversi punti che assolutamente non ci trovano a favore come priorità politiche, e soprattutto ci auguriamo che per il DEFR, che dovrà essere varato entro la fine di quest'anno, si arrivi finalmente a quella collaborazione di cui Eugenio Gianni tanto parla, ma che di fatto ancora non si è concretizzata all'interno di queste aule della Regione Toscana. Il rendiconto si è chiuso con un utile formale di 97 milioni, in realtà c'è un disavanzo complessivo di quasi 1 miliardo e 700 milioni, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma comunque, come ha ricordato anche la Corte dei Conti nel giudizio di parifica, si tratta comunque di un disavanzo molto rilevante. La Regione Toscana ha problemi di organizzazione dal punto di vista del personale, ha problemi di trasparenza, ci ha detto la Corte dei Conti, anche dal punto di vista soprattutto della spesa sanitaria, con una moltiplicazione di capitoli che non consente di capire bene tutto il flusso di denaro, dove va e dove viene impiegato. Sono numeri importanti che la Commissione Controllo ha esaminato approfonditamente e nell'esprimere a maggioranza naturalmente parere favorevole ha anche raccomandato al Presidente Gianni, che si è voluto tenere la delega al bilancio, di essere presente ai lavori delle commissioni, perché è opportuno fare anche delle valutazioni politiche su dove la Regione deve andare, per leggere in retrospettiva i numeri, perché attraverso il controllo di gestione si può capire naturalmente l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa della Regione. E quindi la Commissione ha anche raccomandato, in un periodo di fortissima compressione dei tempi, l'invio dei materiali e la possibilità per le commissioni di lavorare al meglio nell'interesse dei cittadini. Innanzitutto bisogna dire che si discute di cifre, di numeri, quando abbiamo fuori uno scenario veramente drammatico, uno dei periodi più difficili della nostra storia. E occorre tenere conto che la nostra regione sta pagando più di altre regioni la situazione, soprattutto per, diciamo, a causa di scelte politiche fatte negli anni passati. Si è voluto fare della Toscana un mega villaggio turistico, non si è puntato a far sì che potesse tornare forte il mercato interno. Ora è evidente il turismo, ma anche l'export, ne paghiamo veramente. E sappiamo da mesi che ci sono circa 200 milioni di entrate tributarie in meno per la nostra regione. E ad oggi da Roma arrivano soltanto circa 132 milioni da mettere in bilancio, con due tranche. La seconda e la terza variazione dicono questo. A questi 132 milioni sommiamo quei 27 milioni che lo Stato non vuole per il discorso delle minori entrate delle IRAP.
e fa circa 160 milioni, ne mancano 40. A quei 40 si vanno a sommare 9 milioni di euro per il mancato pagamento del bollo auto, più 1 milione per il mancato pagamento delle concessioni di demanio idrico. Quindi facciamo bene i conti e i toscani lo devono sapere. Ci sono 50 milioni di euro che non tornano. Potrebbero essere messi a rischio gli equilibri di bilancio, le funzioni essenziali della regione, i livelli di prestazione. Tutto questo ci preoccupa. Il Consiglio regionale ha approvato il documento di economia e finanza per l'anno 2022, che è il principale documento programmatorio per l'attività di governo della Regione Toscana per il prossimo anno. Un atto programmatorio che dovrà essere integrato dalla nota di aggiornamento al DEF che arriverà in autunno e che deve comunque saldarsi con un quadro che non è ancora propriamente integrato, poiché la parte programmatica di questo documento ha bisogno di ancorarsi al piano regionale di sviluppo che al momento non è ancora stato posto all'attenzione del Consiglio regionale da parte della Giunta. Inutile dire che il quadro nel quale si inserisce questo documento di economia e finanza è un quadro estremamente complesso, derivante dagli effetti della pandemia, alla luce del quale è difficile anche calibrare esattamente quale potrà essere la manovra per l'anno 2022. L'unica certezza che ad oggi abbiamo è che quella manovra non potrà comportare degli aggravi fiscali a carico dei cittadini, perché questo sarebbe incompatibile con le prospettive di ripresa dell'economia che tutti ci auguriamo possano esserci alla fine della pandemia. In ogni modo c'è una parte importante di questo documento che si occupa delle società partecipate della Regione Toscana, soprattutto quelle che presentano profili di criticità, evidenziando una serie di aspetti che consentano di superare queste problematiche quanto prima possibile nell'interesse stesso dei servizi che queste strutture erogano. Il documento di economia e finanza quindi dovrà necessariamente anche essere integrato da una serie di valutazioni, soprattutto anche date dalla capacità che dovrà avere la Regione Toscana di poter contribuire ai cofinanziamenti necessari per l'adozione di misure che vengono dagli investimenti comunitari. Il Consiglio regionale ha quindi approvato questo atto facendo un atto di fiducia nei confronti dell'amministrazione regionale in attesa che arrivi la vera e propria programmazione del piano regionale di sviluppo che credo attenda l'aula del Consiglio regionale nel prossimo autunno. Si è approvata una legge che va in una duplice direzione. Da una parte la semplificazione nelle designazioni e nelle nomine degli organi designati dal Consiglio regionale e dall'altra il rispetto della parità di genere. Mi piace considerare come si sia voluto dare ossequio al principio della parità di genere da un punto di vista sostanziale e non formale. Da una parte infatti è stato eliminato l'obbligo, quando si propongono delle candidature, di indicare necessariamente sempre la candidatura maschile e quella femminile, perché questo non era garanzia del fatto che poi negli organi venissero ad essere rappresentati entrambi i generi. Si è invece imposto che negli organi che sono eletti e designati dal Consiglio regionale ci sia una rappresentazione paritaria degli uomini e delle donne e che qualora ci possa essere una composizione dispari, che un genere non possa essere rappresentato meno di un'unità rispetto all'altro genere. Quindi un principio di rappresentanza dei generi sostanziale che si va a sovrapporre e va a sostituire quello meramente formale che aveva caratterizzato l'ordinamento regionale fino a questo momento. Bene, con le riprese di Dimitri Butini, anche per oggi è tutto. Vi salutiamo dalla Consiglio regionale qui da Firenze, in Palazzo del Pegaso. Esattamente siamo nella bellissima sala barile che utilizziamo per i nostri speech e vi diamo appuntamento alla prossima occasione con la rubrica dedicata ai lavori del Consiglio regionale della Toscana. Salve a tutti. Regione Toscana, il Consiglio regionale.